Quando io vedo il mio avversario politico che innova nelle sue posizioni venendomi incontro, io penso che chi fa politica abbia il dovere di cogliere quell'opportunità. Ora, aprire una discussione non vuol dire che le proposte del presidente Ostellari siano accettabili così come sono, perché secondo me hanno un problema molto grosso, nel senso che il presidente Ostellari esclude completamente l'identità di genere. Le persone trans che si caratterizzano per la propria identità di genere verrebbero escluse dall'ambito di applicazione della legge. Quindi avremo una legge che dice che se io picchio una persona omosessuale vengo punito, se invece picchio una persona trans non vengo punito. Sembra quasi un invito a diciamo, discriminare e esercitare violenza nei confronti delle persone trans. Per questo noi come Italia Viva abbiamo proposto di un'altra formulazione, cioè quella di dire, invece di parlare delle caratteristiche della vittima, orientamento sessuale, identità di genere, parliamo del movente del reato. Quindi parliamo di reati con finalità omofobiche o transfobiche. Questo da un lato allarga la tutela, perché io, per esempio, vado ad attaccare un locale di ritrovo di persone gay e lesbiche e uccido un amico eterosessuale che era lì perché li aveva accompagnati, perché si era aggiunto al gruppo. Ovviamente, se io guardassi alla caratteristica della vittima, in quel caso la vittima è eterosessuale, quindi l'orientamento sessuale non rileverebbe. Però, trattandosi comunque di un atto a sfondo omofobico, la persona comunque sarebbe tutelata da questa legge. Questo ha anche il vantaggio di non utilizzare le espressioni orientamento sessuale e identità di genere, che sono un po' l'oggetto del contendere. Quindi con la nostra proposta come Italia Viva, che era la proposta che avevo presentato io nel 2013 e poi nel 2018, noi comunque copriremmo sia le persone omosessuali che le persone trans, ma senza utilizzare queste parole che sembrano inaccettabili a un pezzo del Parlamento, cioè orientamento sessuale e soprattutto identità di genere, quindi raggiungeremmo l'obiettivo della legge senza, diciamo così, utilizzare quelle parole che tanto creano un problema dall'altra parte. È una soluzione, potrebbero essercene delle altre.